Fra gli impianti sportivi che di questi tempi ad Alcamo sono chiusi alla pubblica fruizione c'è il Pala Tressanti, sede storica del basket in cui hanno giocato negli anni 90 con la maglia alcamese due delle più forti giocatrici al mondo di tutti i tempi, Cinzia Cooper e Lisa Leslie. Qui sono in corso i lavori per realizzare un imponente maquillage, un palazzetto al quale è particolarmente legato l'assessore allo sport Gaspare Benenati, cresciuto da ragazzo a pane e basket. Sono in corso i lavori all'interno della Tressanti, dei lavori veramente importanti, una palestra a cui sono particolarmente affezionato, sono un altro perché ci sono cresciuto per diversi anni e abbiamo predisposto un intervento massiccio sia sulla copertura della struttura, ma anche e soprattutto sulla parte impiantistica, sull'impianto antincendio, sull'impianto di riscaldamento, sull'impianto idrico, sull'impianto di illuminazione. Un intervento massiccio, ma che darà una nuova era, una nuova lustro a questa palestra storica del nostro comune. Un altro impianto sportivo chiuso ad Alcamo è lo stadio Sant'Ippolito, struttura dedicata soprattutto al calcio giovanile. Quest'ultima ha subito notevoli danni a causa delle forti piogge dello scorso mese di novembre che hanno provocato pure alcuni crolli. Lo stadio Sant'Ippolito è quello che io chiamo stato il mio brutto regalo di benvenuto all'assessorato allo sport, perché proprio prima, qualche giorno prima della mia nomina c'è stato questa alluvione che sostanzialmente ha creato dei problemi. I problemi sostanzialmente riguardano due aspetti. Quello principale è che con le forti piogge e con gli alluvioni che ci sono stati nel periodo di ottobre-novembre ha ceduto la fognatura sottostante il campo, quindi vi è stato un avvallamento al campo stesso. Naturalmente gli impianti sportivi comunali sono assicurati, quindi noi abbiamo già attivato la nostra assicurazione e abbiamo già avuto degli incontri col perito che è venuto a fare le proprie rilevazioni e proprio in questi giorni abbiamo dato mandato al legale di mettersi in contatto proprio con l'assicurazione per ottenere questo risarcimento a danno. Ma il problema più grosso, abbiamo detto, riguarda la fognatura. E quindi questa fognatura, che già è stata oggetto di diverse sopralluoghi da parte della direzione 1, l'ingegnere Martino, con la ditta che si occupa delle manutenzioni idriche, sostanzialmente stanno redigendo una perizia per andare a intervenire massivamente su questa fognatura e andare a risolvere una volta per tutte il problema per poi ristrutturare il campo, perché ristrutturare il campo adesso, quando la fognatura è ancora collassata, ha poco senso. Quindi ci sono tempi un po' più lunghi al Sant'Ippolito? Tempi un po' più lunghi rispetto al Catella, che partiranno tutto entro fine mese, sicuramente sì, e rispetto anche alle altre palestre che già sostanzialmente sono pronte, sì. Però siamo fiduciosi e noi, quello è, per me il Sant'Ippolito è un fiore all'occhiello, è un impianto veramente funzionale. Era una valvola di sfogo, sì, perché sostanzialmente impiegava tante squadre giovanili che ora per forza abbiamo dovuto portare, non tutte onestamente, perché sennò il Catella, che già in cattive condizioni, il Manterboso, avrebbe sofferto ancora di più, ma abbiamo dovuto per forza portare questi ragazzi a giocare all'interno del Catella, perché sennò avrebbero perso sostanzialmente la stagione sportiva e non era una cosa onestamente da neanche pensare.